Nessuna fila nel primo giorno di riapertura, ma i negozi di abbigliamento per bambini sono stati comunque visitati da tante mamme a Salerno, tutte acquirenti per il necessario, quasi indispensabile, cambio di stagione ad un mese dalla chiusura disposta dal governo a causa del coronavirus e dopo la decisione della Regione Campania di riaprire da oggi solo il martedì e il venerdì, solo per mezza giornata fino alle 14, i negozi di abbigliamento per i più piccoli hanno aperto a singhiozzo, tra chi ha preferito restare chiuso comunque, chi ne ha approfittato per il cambio di stagione, chi per sanificare i locali e chi si era già anticipato i tempi e portato avanti. Qualcuna che è venuta più che altro aveva la necessità di acquistare, perché in pratica c'è l'imminente cambio di stagione, comincia a far caldo, le temperature salgono, per cui di conseguenza i bimbi piccoli soprattutto hanno necessità di fare il cambio di stagione. Speriamo, cioè la risposta l'ho avuta, devo dire, anche se io credo che tante persone hanno anche timore ancora ad uscire nonostante la necessità, anche quello influisce molto. Siamo qui a disposizione dei clienti e ovviamente mi rendo conto che chi è venuto in questo momento ha fatto scorte perché comunque hanno la necessità impellente. La limitazione e l'apertura scaglionata, siamo timorosi anche noi a venire qui a lavorare perché voglio dire il periodo è poco felice, però di conseguenza siamo a disposizione delle nostre clienti. Noi siamo stati frizzerati per un mese, per cui di conseguenza ora c'è una grande confusione, dovremo anche sistemare e mettere tutto quanto a posto, anche le consegne sono state bloccate, noi abbiamo una parte della collezione estiva e c'è ancora qualcosina di invernale. C'è da fare un grande lavoro per il cambio anche nel negozio di stagione, però siamo pronti per poter servire le nostre clienti. Sì, è tutto rimandato a venerdì perché è stata fatta una disinfezione e una sanificazione dell'ambiente. Non so, anche la disinfezione è stata fatta ogni scaffale dove c'è la merce, anche se nei 40 giorni di chiusura non c'è niente, però per una questione di sicurezza nei confronti forse neanche del cliente ma del bambino, la mia azienda ha deciso di fare così. La disinfezione di tutto quello che è attorno, comprese delle pareti, queste qua, i pannelli. Però con il reso la mia azienda, che è la Edexela Mauli, ha disposto a ogni negozio una macchina di ozono dove i capi resi dai clienti verranno messi giù e poi ci sarà questa disinfezione dei capi. E poi messa fuori, non possono essere messi fuori al momento del reso, ma al momento che è stato sanificato tutto, con telefonate e con presenze, però ripeto non abbiamo potuto far entrare nessuno per una questione di correttezza proprio nei confronti dei bambini. Tutto rinviato venerdì prossimo. Tutto venerdì prossimo, sì, tutto venerdì.